Buonasera a tutti. Il primo punto posto all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale prevede l'approvazione di atti di equilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243 bis del 2, articolo 3 del decreto legislativo 174 del 2012, convertito dalla legge numero 213 del 7-12-2012, articolo 1, comma 546 della legge 190 del 14. Prego, sindaco. Buonasera a tutti, grazie Presidente per avermi concesso la parola. In merito a questo punto, primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, abbiamo l'approvazione del piano di equilibrio finanziario pluriennale, ex articolo 243 bis, e quindi ormai come noto a questo Consiglio è la procedura conseguente agli atti deliberativi già predisposti ed adottati da questo stesso Consiglio Comunale. In realtà con l'ultima delibera del Consiglio avevamo del 1 febbraio 2015 la deliberazione numero 8, avevamo stabilito e quindi deliberato di ricorrere alla procedura di equilibrio finanziario pluriennale prevista dagli articoli 243 bis anche nella predisposizione dal mandato, quindi uffici finanziari di predisporre il piano di riequilibrio. Certamente dico anche che in quest'ultimo mese abbiamo avuto anche la sostituzione del revisore dei conti, perché alle dimissioni del dottor Paolo Conte è seguito un primo sorteggio da parte dell'ente territoriale di governo, quindi da parte della prefettura di Potenza. E a quel sorteggio abbiamo registrato una rinuncia da parte di tutti e tre i soggetti, i revisori sorteggiati. Pertanto si è proceduto ad un nuovo sorteggio, in base al quale l'altra terna di persone sorteggiate, il primo ha rinunciato, il secondo, il dottor Mario Brancato di Sant'Arcangelo, ha accettato, e nell'ultimo consiglio abbiamo provveduto anche alla presa d'atto della nomina e della designazione fatta dalla prefettura di Potenza. In riferimento al piano di equilibrio finanziario, diciamo subito che il decreto legge del 2012 numero 174 ha inserito tra la revisione della revisione del testo unico per l'ordinamento degli enti locali, con l'articolo 243 bis, la possibilità per gli enti locali di procedere a un riequilibrio finanziario pluriennale nel caso in cui vi sia la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado quindi poi portare al dissesto finanziario. Il Comune di Lavoreto già nel 2013 ha presentato un primo piano di riequilibrio finanziario che è stato sottoposto, come tutti sappiamo, al vaglio della commissione ministeriale per la finanza degli enti locali istituita presso il Ministero dell'Interno e successivamente alla valutazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Basilicata. La Corte dei Conti, con la delibera numero 4 del 2005, del 2015, chiedo scusa, ha espresso diniego al nostro piano di riequilibrio pluriennale, evidenziando dei punti di criticità nel suddetto piano di riequilibrio. Pertanto noi siamo venuti in Consiglio Comunale, dove dopo una valutazione attenta fatta della delibera della Corte dei Conti abbiamo deciso di procedere alla riproposizione di un nuovo piano di equilibrio finanziario, alla luce e secondo il dettato previsto dal comma 546 della legge finanziaria del 23 dicembre 2014 numero 190. Andò su, se prendiamo la sedia. Quindi il
siccome c'è il 146 della legge finanziaria numero 190 del 23 dicembre 2014, ci concede la possibilità di proporre un nuovo piano di equilibrio finanziario dopo il diniego della veramente di procedere al ricorso in appello dinanzi alla sezione riunita della Corte d'Appello, oppure a riproporre il piano di equilibrio addirittura anche nel caso in cui vi fosse il diniego da parte della Corte d'Appello delle sezioni o delle sezioni riunite. Pertanto abbiamo quindi redatto questo nuovo piano che si sostanzia in realtà partendo dal disavanzo di amministrazione che è già stato discusso in questo Consiglio Comunale al 31/12/2014 pari a 3 milioni di euro, 3 milioni 067, e a quell'importo quindi abbiamo dovuto dare una conseguenzialmente nel decennio a seguire conseguenzialmente una soluzione economica finanziaria, quindi un ripiano. Il ripiano che è stato previsto all'interno di questo piano di equilibrio parte proprio da dei dati che vengono certificati dagli uffici comunali che in quest'ultimo periodo hanno lavorato in team, ossia anche rapportandosi più spesso per avere dati comunque certi da poter certificare all'interno dello stesso piano. Quindi partiamo da un dato che è quello della riduzione della rata mutui che pesa sul comune di Lago Negro e nel decennio è pari a oltre 1.600.000 euro. Così poi, nello stesso decennio, abbiamo una riduzione della spesa del personale che equivale al termine del decennio a oltre 500.000 euro. Il piano insomma è tutto in vostro possesso, pertanto lo potete certamente seguire o valutare anche nelle parti, nei punti con maggiore specificità. E infine al piano delle relazioni immobiliari che abbiamo approvato, adottato questo Consiglio Comunale e che ci dà la possibilità di procedere alla alienazione di alcuni beni del Comune di Lago Negro, sul quale questo Comune, questo Consiglio già si è espresso, ed in particolar modo abbiamo il palazzo dell'ex giudice di pace di Piazza 4 Novembre, l'edificio dell'ex carcere San Francesco, che è stato anche oggetto di discussione nell'ultimo incontro che si è tenuto a Matera presso Casa Cava con l'Agenzia del Demanio, nel quale ci sono state illustrate una serie di possibilità, di facoltà che vengono anche concesse agli enti territoriali, nel caso di specie agli enti locali, di collaborazione con la stessa struttura demaniale per cercare soggetti interessati al riutilizzo o comunque alla messa in produzione, quindi alla messa a reddito di queste stesse strutture. Lo stesso direttore generale dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, l'ex sindaco, ci ha portato a conoscenza di alcune attività che sono state svolte in centri importanti della nostra nazione, dove hanno prodotto un risultato veramente lodevole. Pertanto noi ci attiveremo attraverso questo fondo che è stato creato dallo Stato per far sì che comunque vi possa essere la migliore, diciamo, anche soluzione in termini di compravendita per le strutture, per la struttura soprattutto di ex carcere di San Francesco, di cui ho innanzi detto. E a questo poi aggiungiamo anche, quindi, alla struttura carceraria, all'ex giudice di pace, aggiungiamo anche la scuola materna di Pennarone, che già da alcuni anni è stata dismessa, in quanto gli alunni, soprattutto frequentanti della scuola materna, sono stati vengono gestiti all'interno degli altri presi scolastici che abbiamo nel centro abitato, e è stato comunque oggetto anche quell'edificio di una stima da parte dell'ufficio tecnico comunale, che l'ha valutata per un importo superiore ai 150
anche per quanto concerne la Chiesa. La Chiesa di San Giuseppe, dove già c'era un'offerta da parte della Curia Vescovile per un importo superiore o equivalente a 70.000 euro, sui quali è stato versato anche un acconto per 5.000 euro, e per i quali che non abbiamo saldo in bilancio, ma per i quali ancora vi sono lettere di sollecito da parte dell'ufficio tecnico comunale che comunque si possa procedere alla conclusione dell'iter amministrativo che riguarda appunto la compravendita di quell'immobile. Così anche nello stesso per quanto riguarda il piano delle alienazioni immobiliari, quindi partendo dalla riduzione dell'adempimento, seguiamo con la riduzione del fondo destinato alla spesa per il personale superiore a 500.000 euro e arriviamo al piano delle alienazioni immobiliari. Questo piano delle alienazioni immobiliari, che globalmente, complessivamente, viene stimato superiore al 1.900.000 euro, soltanto il 66% viene destinato in questa somma al piano di equilibrio finanziario, anzi soltanto il 66% viene utilizzato. Di questo 66% il 52% viene messo a disposizione a partire dal quinto anno del piano di equilibrio finanziario, la restante parte fino al 66% invece, come andremo a vedere, viene messo a disposizione per la copertura del disavanzo straordinario rinveniente dall'accertamento sui residui del comune di Lavorero. Al piano delle alienazioni immobiliari però bisogna anche aggiungere che nel frattempo, nonostante vi fosse stata la nostra idea anche di pensare così probabilmente al fondo di rotazione che è previsto dallo stesso articolato del testo unico degli enti locali, è intervenuto di grazia il decreto sugli enti locali del 19 giugno 2015, numero 78, quindi parliamo di un decreto di cui se ne è discusso nel mese precedente, nel mese già di aprile e maggio, ma che poi ha portato a questa conclusione e determinazione da parte del governo di emanarlo e di pubblicarlo per la decisione il 19 giugno 2015, recante il numero 78, che costituisce, certamente penso che lo Stato, il governo non lo abbia adottato, emanato, pubblicato per il comune di Lavorego, perché ritengo che le condizioni in cui versa il comune di Lavorego forse risultano anche pari ad altre strutture locali, ad altri enti locali dell'intera nazione. Pertanto, in questo decreto, che costituisce un po' un'ancora di salvataggio non soltanto per gli enti locali ma anche per le regioni e le province, sono messi a disposizione l'articolo 8,6 ripeto di questo decreto 78 650 milioni di euro per i comuni che hanno già utilizzato il decreto legge 35 che ha dato la possibilità agli enti di poter procedere al pagamento dei fornitori al 31/12/2012 e 2013 e quindi con la possibilità poi con questo decreto di in quota parte noi dovremmo ricevere all'incirca un importo pari a 1.100.000 euro, perché se si fa stimare quanto era stato inserito nel decreto pagamenti, il decreto 35, e quanto era stato poi conseguenzialmente anche attribuito agli enti locali, la stessa percentuale, la stessa proporzione l'abbiamo comunque fatta, sentendoci a dire il vero questa mattina anche con alcuni dirigenti della finanza locale del Ministero dell'Interno, la stessa proporzione poi sarà fatta anche per gli enti locali i quali chiederanno l'accesso a questo fondo previsto nel decreto legge 78, e pertanto noi avremo la possibilità, apportandoci anche o equiparando anche questa norma al decreto, di poter spalmare questo finanziamento che ci
ci proviene dallo Stato in 20 anni, però al contempo di poter sanare tutte le pendenze, quindi poter pagare tutti i creditori iscritti all'ufficio finanziario per ricevere il pagamento al 31/12/2014. Quindi tutti i creditori al 31/12/2014 potranno essere pagati con questi, pagati con questa soluzione finanziaria che ci viene messa a disposizione 10 giorni fa, che ci è stata messa a disposizione 10 giorni fa dal governo. Certamente io sto leggendo, continuo a leggere in polemica, probabilmente sul punto ritornerò in una mia replica, per quanto riguarda insomma, le continue ripetute sollecitazioni che provengono da alcune parti politiche per quanto riguarda il sesso, perché io non penso che insomma, possa essere la panacea il farmaco risolutivo della malattia del comune di Lagonegro, il sesso finanziario, nel modo più assoluto, anche perché se consideriamo quello che è stato avversato il comune di Potenza, ritengo che il nostro procedere, il nostro livello di programmazione nello stesso tempo, di determinazione su questo fatto contingente che ci sta interessando, risulta essere anche responsabile, risulta essere anche attento e tale da trovare la giusta soluzione che, ringraziando il Signore, ripeto, ci proviene anche, veniamo anche fiancheggiati dal governo da un certo punto di vista nell'andare avanti, nel portare avanti diciamo, con soluzioni importanti e necessarie le nostre condizioni economiche. Nel piano di equilibrio finanziario, a me piace questa sera sempre rinnovare la vostra attenzione su un dato che compare in questi fogli, in queste pagine, che interessa i crediti che il Comune di Lagonegro vanta degli altri enti sovracomunali. Nel piano di equilibrio finanziario è indicato quale credito nei confronti della regione Basilicata di importo superiore a 1.100.000 euro, ovviamente sempre queste sono spese certificate, quindi importi certificati dagli uffici. La stessa cosa dal prodotto locale, un importo che è superiore ai 400.000 euro, cioè questo importo che è vantato come credito dal Comune di Lagonegro nei confronti dell'azienda acquedotto locale, per poi non passare al credito che mandiamo nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia, che è superiore a 1.000.000 di euro, per cui la matematica diciamo è una scienza che dà certezza, la sommatoria di questi numeri ci dà insomma quello che è il senso della nostra condizione economica finanziaria, ma anche il senso di quella difficoltà nella liquidità di cassa che viviamo quotidianamente, che sarebbe certamente totalmente sanata nel momento in cui questi enti sovracomunali riuscissero ad onorare i propri debiti. Ciò non avviene facilmente, perché lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia insomma, ci sta dando questo importo a piccole gocce. Se riflettiamo su questo dato, insomma, possiamo anche comprendere quella che è l'entità del rapporto con questi enti, anche con il Ministero di Grazia e Giustizia, ossia su un importo superiore a 1.000.000 di euro, appare a figlio terminale qualche giorno fa che il Ministero di Grazia e Giustizia vinca 78.000 euro al Comune di Lagonegro, quindi veramente una cifra molto ma molto irrisoria. Il piano di equilibrio finanziario ha ricevuto il parere favorevole del revisore del dottor Mario Brancale, il quale insomma fa un'analisi molto puntuale di quella che è la situazione economica del comune, nello stesso tempo anche delle formule delle cause, nello stesso tempo anche delle soluzioni alla situazione economico-finanziaria dell'ente, penso che insomma al suo parere favorevole ci possiamo in qualche modo tutti anche immedesimare, nel senso di condividerlo, perché insomma il lavoro fatto dall'ufficio finanziario, nella persona in particolare della Regione Villarossi, poi si è aggiunto anche questo momento
verifica e nello stesso tempo di analisi dei conti del comune da parte del dottor Brancale, che incontrato anche ieri presso questa sede, quindi si determinava nella bontà di questo piano, quindi anche nel buon auspicio che possa essere accolto dall'onorevole Corte, sapendo che noi continueremo anche a dare delucidazioni, cioè sul decreto delucidazioni e nello stesso tempo anche fattori nuovi sia alla Corte che al Ministero che alla Commissione Ministeriale, perché del decreto 78 noi ancora non conosciamo definitivamente l'importo. Pertanto questo decreto non va ad incidere oggi su quelli che sono i numeri del piano di equilibrio finanziario. Domani, anche perché nello stesso decreto è previsto entro il 30 giugno, quindi nella data, entro la data odierna, il Ministero dell'Economia e Finanze avrebbe dovuto emettere un decreto attuativo di questa norma. Domani mattina che conosceremo l'importo, domani in senso figurativo, conosceremo l'importo destinato al Comune di Lagoneto, prontamente lo comunicheremo all'avanguardia di questo piano sia alla Commissione Ministeriale che alla Corte dei Conti, anche che loro non ne tengano dovutamente conto, così come lo analizzeremo successivamente. Per quanto concerne gli usi civici, questa mattina abbiamo avuto la visita del geometra Valente, Mario Valente, che è il professionista incaricato dalla Regione Basilicata per completare la procedura riferita agli usi civici, di cui questa amministrazione ha saltato gli oneri a chi ha redatto lo stesso piano, a chi ha fatto la stessa utilizzo degli usi civici. Insomma, a me piace ricordarlo, nel 1985 dei parchi di questa città il compianto Pietro Guida ne parlava in modo animato e forte, insomma, della vicenda degli usi civici, anche per quanto concerne gli importi delle perizie che erano state comunque notificate all'amministrazione comunale. Per questa amministrazione ha salvato anche questo debito e alla luce di quella perizia noi oggi abbiamo una relazione che porta anche la carta intestata della Regione Basilicata, che ripeto, il soggetto incaricato è un professionista indicato dalla Regione Basilicata che abbiamo contribuito già a pagare, porta una relazione che nella relazione porta un importo da incassare il Comune di Lagoneto superiore ai 600.000 euro. Superiore ai 600.000 euro. Nel piano di accertamento. Come? E certo, quindi diciamo che. Come? Importa da sempre, ma. No, diciamo che questo è un importo. L'importante è vero che noi nel piano per gli accertamenti residui dell'accertamento sui residui abbiamo portato abbiamo riportato una somma che è pari al 50% di quella che oggi invece appare ufficialmente dalla relazione sui usi civici che è stata redatta dalla professionista Giovanna Valente. Pertanto, quindi a conclusione di questo mondile, dopo gli interventi che saranno certamente importanti e che invito ad avere, sono pronto ad ascoltare, chiedo all'onorevole consiglio di procedere all'approvazione di questo piano, incrociando le dita e sperando che insomma, sia la Commissione Ministeriale che la Corte dei Conti si determinino favorevolmente questa volta nell'adottarlo e quindi nel far proseguire le attività di questo ente. Grazie. Presidente, grazie per avermi concesso la parola. Non credo che dal 78-2015 possiamo aspettarci le cifre che dice il sindaco, perché in realtà anche questo è uno dei provvedimenti dello Stato, come il decreto-legge 35, sblocca crediti. Quindi in realtà lo Stato mette attraverso la cassa depositi e prestiti a disposizione delle cifre che i comuni prendono in prestito e che devono restituire,
come anticipazione di vita. Ma considerando che rispetto al decreto legge 35 l'importo che oggi viene messo a disposizione è meno di un terzo rispetto ad allora, probabilmente noi avremo meno di un terzo rispetto a quelli che sono ciò che abbiamo chiesto. Noi abbiamo chiesto 5 milioni e 400 mila euro, ci hanno dati 2 milioni e 8, quindi sulla differenza avremo 5-600 mila euro presumibilmente, quindi, ed è un vantaggio, sicuramente è un vantaggio, cioè il fatto che lo Stato ci riconosce di poter accedere nuovamente alla procedura del sblocca crediti per ottenere un prestito di un certo importo per saldare i creditori è un vantaggio. Non basta, però. Non basta. Io sono convinta che il ricorso al fondo di rotazione sarebbe stato estremamente necessario per affrontare quelle che sono le criticità dell'ente. Ma questo attiene, mi permetto di chiarire questo punto, perché sembrava che insomma avessimo risolto i problemi del comune di Lago Negro, mentre invece non credo sia così. Ma prima di procedere oltre nell'analisi della documentazione, credo che sia indispensabile per me sollevare a nome del gruppo un'eccezione preliminare. Quando ho letto la relazione del revisore dei conti, il parere favorevole, ho anche analizzato la norma grazie alla quale c'era la possibilità di riproporre il piano di riequilibrio, e praticamente questa norma è stata letta soltanto nella parte iniziale. Me la leggo perché credo che sia interessante. La norma la quale fa riferimento il revisore nel suo parere è il comma 546 della legge 190/2014, la quale, insieme alla legge successiva 11/2015, è andato a modificare il comma 573 bis della legge 147/2013, la quale dice così: per l'esercizio 2014 e 2015, per le integrazioni, agli enti locali che abbiano presentato nell'anno 2013 i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 143 bis, per i quali si è intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà di proporre un nuovo piano di riequilibrio previa deliberazione consiliare entro il 30 giugno 2015. Quindi il caso del Comune di Lago Negro, cioè il Comune di Lago Negro ha proposto un piano di riequilibrio che è stato bocciato dalla Corte dei Conti e ha la possibilità, grazie a questa norma, di riproporre piano di riequilibrio entro il 30 giugno 2015. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Tale facoltà è subordinata. Il rendiconto del Comune di Lago Negro si è chiuso con un disavanzo. Quindi la facoltà di riproporre il piano di riequilibrio il Comune di Lago Negro non ce l'ha. Noi oggi stiamo discutendo del nulla. Perché il piano di riequilibrio, che questo che oggi andiamo ad esaminare, non potrà essere esaminato dalla Corte dei Conti. La Corte dei Conti si troverà nella condizione di doverlo rigettare senza procedere all'esame. Questo è. Chiaramente non ci chiamiamo fuori rispetto all'analisi del testo, no? Dei documenti che voi avete prodotto, sapendo che questa eccezione preliminare, che deve essere ovviamente verbalizzata, entrata al Ministero, la Corte dei Conti, eccetera, eccetera, perché è il testo della legge,
facoltà di riproporre il piano di ripiglio, perché non avendo conseguito un risultato positivo nell'ultimo rendiconto, questa facoltà viene preclusa. Detto questo, andiamo ad esaminare le carte. Sì, cioè, non so. Questa è. Ah sì sì, perché deve essere. Sì. Deve essere. Quindi richiedo la votazione innanzitutto sulla questione preliminare, cioè. Ripeto. La questione preliminare è in questi termini, l'eccezione preliminare è in questi termini. Noi riteniamo che il Comune di Lagonegro. No, noi riteniamo che il Comune di Lagonegro, la norma di legge, non possa, non abbia la facoltà di riproporre il rendiconto. E quindi chiediamo che il rendiconto venga ritirato, l'approvazione del piano di riequilibrio, che scusa, che l'esame e l'approvazione del piano di riequilibrio venga ritirato. Presidente, se vuoi indire la votazione sul ritiro del piano di riequilibrio. Votiamo sulla proposta della minoranza. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Benissimo. A nostro avviso l'incapacità della maggioranza di imparare dall'esperienza è grandissima, perché il piano di riequilibrio precedente, quello che è stato bocciato, si basava su elementi che il nuovo piano non innova. Quindi l'operazione che viene messa in campo dalla maggioranza di Lagonegro in questo momento è soltanto volta a gabbare i cittadini, Corte dei Conti, il Ministero dell'Interno. Dico questo perché la commissione del Ministero dell'Interno nel suo parere aveva espresso delle indicazioni precise, cioè noi che andiamo oggi a proporre il piano di riequilibrio dovremmo credo tenere presente quelle che sono state le indicazioni date dalla Corte dei Conti nella delibera del diniego. La Corte dei Conti si rifaceva anche a quello che diceva il Ministero. Il Ministero diceva che una delle ragioni per cui il piano di riequilibrio veniva bocciato era fondamentalmente il fatto che il disavanzo veniva ripianato in un periodo successivo rispetto ai primi 5 anni, in contrasto con quello che dice la legge, e perché tra le altre cose non si teneva conto del contenzioso in essere. Lo dice espressamente, leggo quello che diceva la commissione del Ministero dell'Interno: il piano del Comune di Lagonegro non appare del tutto conforme alle disposizioni normative di riferimento e alle indicazioni contenute nelle linee guida elaborate dalla Corte dei Conti, soprattutto in riferimento alla riduzione del disavanzo dell'amministrazione che si dovrebbe realizzare nei primi 5 anni del piano di riequilibrio presentato, e in particolare si evidenzia come l'ente non abbia stimato l'impatto sul piano di riequilibrio delle passività potenziali del contenzioso in essere. Nel nuovo piano di riequilibrio la percentuale dei primi 4 anni è sotto il 10%, per arrivare poi soltanto il decimo anno ad un valore percentuale del 19,48%. Quanto al contenzioso, mi preme ricordare il famoso decreto legge 135, il decreto legge 35, grazie al quale abbiamo ottenuto 2.800.000 euro per il pagamento dei debiti, e di questi 2.800.000 euro abbiamo pagato 1.700.000, circa 1.700.000 euro per debiti fuori bilancio derivanti da contenzioso rispetto al quale il Comune è risultato soccombente.
Quindi la stima del contenzioso, la stima dell'impatto del contenzioso in essere può avere rispetto al piano dell'equilibrio è un obbligo, perché la storia dell'ente dice che il contenzioso in questo comune ci ha portato nel solo 2013 al pagamento di 1.700.000 euro di debiti fuori bilancio. Tra l'altro, tra gli adempimenti posti a carico dell'ente, degli enti in sesso finanziario, perché noi siamo già in sesso finanziario, dall'articolo 243 bis, particolare importanza riveste la previsione del comma 8 lettera F, secondo cui il Comune è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con l'indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi e dei servizi erogati dall'ente. Quindi il piano andava dimensionato su queste indicazioni, che sono quelle di legge, oltre a quelle che derivavano dalla sentenza della Corte dei Conti. Il nuovo piano di equilibrio proposto disattende completamente queste indicazioni. Perché cosa fa? Richiama esattamente le direttrici già bocciate dalla Corte dei Conti, perché dice che il ripiano si farà attraverso la riduzione della rata dei mutui, cioè ci sono dei mutui che vengono a naturale scadenza, questo comporterà un risparmio e questo risparmio noi lo utilizziamo per il ripiano. Nel precedente piano di equilibrio avevate fatto l'errore di inserirci anche il contributo sviluppo investimenti, che questa volta è stato eliminato. Sarà attuato con la riduzione delle spese di personale, quindi 18 persone in 10 anni andranno in pensione e noi pensiamo di erogare i servizi del comune di Lanneto rimpiazzandolo soltanto con 4, quindi andiamo a ridurre l'organico di 14 unità. La terza misura che il sindaco opportunamente non ha detto, perché chiaramente non gli conveniva dirla, è quella di mantenere al massimo le aliquote dei tributi e la contribuzione sui servizi a domanda individuale. Quindi le tre direttrici già del precedente piano bocciato sono riproposte quasi tal quale. La misura peggiore è quella del mantenimento delle aliquote dei tributi al massimo, perché guarda sindaco, lei dice che il dissesto sarebbe un disastro per questa comunità e sono d'accordo in linea di principio, però uno degli effetti negativi del dissesto è che porta le aliquote dei tributi al massimo. In questo comune questo effetto disastroso non si pone, perché lo sono già, perché richiede che i servizi a domanda individuali siano coperti con una percentuale non inferiore al 36%. In questo comune sono coperti con una percentuale oltre l'85%, quindi il dissesto sui cittadini non avrebbe nessun impatto. Su chi lo avrebbe il dissesto o l'impatto? Lo avrebbe sugli amministratori, i quali avrebbero la sanzione accessoria di non potersi ricandidare. E chiaramente a che ci serve fare il dissesto e magari ricandidare il sindaco, non per forza il sindaco, pure al consigliere. Quindi a cosa ci serve andare a fare il dissesto? Ci serve a ripartire da zero, con condizioni che sono favorevoli al rientro dal buco. Il problema, ripeto, per i cittadini sarebbe quello di avere le tariffe al massimo e di avere servizi a domanda individuale con la copertura, che in questo comune non si può, perché già è così. Quindi il problema è solo nella maggioranza. Queste tre misure correttive, che sono quelle precedenti, che già sono state bocciate dalla Corte dei Conti, sono state integrate con una misura fantasiosa. Perché sono state integrate? Sono state integrate perché mentre prima dovevamo ripianare 2.011.000 euro, noi ne dobbiamo ripianare 3.067. Quindi il disavanzo del comune di Lanneto è cresciuto dal 2013 al 2015 di un altro milione, ma non è tutto, perché l'altro milione l'abbiamo accertato al 31/12/2014 e siamo arrivati a 3.067. Con il secondo punto all'ordine del giorno
ci aggiungiamo un altro 1.054.000 euro che porta il buco complessivo del comune di Castelvetro a 4.221.000 spiccioli insomma, oltre 4 milioni di euro. Quindi per sistemare i primi 3 milioni, quindi prima del 1 gennaio 2015, i primi 3 milioni di disavanzo, oltre alle misure già annunciate dalla Corte dei Conti, inseriamo l'alienazione del patrimonio immobiliare. Patrimonio immobiliare, giudici di pace, ha elencato il sindaco di carcere, la scuola di Bellarone, gli usi civici, tutte quelle cose che sappiamo ormai da anni, che noi teniamo in vendita da anni e che finora non sono mai stati venduti. Gli unici che sono venuti a comprare i beni del comune di Lamonegro sono stata la regione Basilicata in tempi favorevoli, no? Che la Puglia si comprava una volta una cosa, una volta un'altra e rimpinguava le casse del comune di Lamonegro. Non l'ho fatto male. L'ho fatto benissimo, ma non è servito perché vi siete scialacquati. Quindi avete fatto bene a vendere cose che non servivano e soprattutto a tenere qui i servizi. Avete fatto una cosa meritevole, ma non siete capaci di gestire il denaro, non siete capaci di amministrare. Voi non siete capaci di amministrare. E credo che il risultato che avete prodotto, uno che fa 4 milioni di euro di buco, se è capace di amministrare non lo fa. Allora, un'altra cosa. C'è un particolare che è necessario che io dica e che riguarda una delibera di giunta che è stata pubblicata di recente, la numero 47 del 10 giugno 2015, delibera di giunta comunale con la quale si provvede alla rideterminazione della pianta organica, che è una delibera che è richiesta e propedeutica alla proposizione del piano di riordino. La pianta organica del comune di Lamonegro viene ridotta secondo determinati criteri. Se leggete la delibera, vi rendete conto che si fa riferimento ad una norma la quale dice che per rideterminare la nuova pianta organica bisogna fare il numero di cittadini che risulta al 31/12/2014 diviso un certo coefficiente. Fatta questa divisione, il coefficiente che risulta, fatto il numero che risulta è 37,17,14, la giunta bene ha pensato di arrotondare a 38. Allora, questo non si può fare, questo è per darvi la misura di come si fanno le cose nel comune di Lamonegro. Cioè non abbiamo la facoltà di proporre il piano di riequilibrio, ma siamo qui a discutere del piano di riequilibrio. Dobbiamo ridurre la pianta organica e proviamo di una unità. Insomma, mi sembra che siamo nell'ambito della sciatteria amministrativa. Questo lo dico perché è chiaro che abbiamo fatto anche la richiesta di rettifica di questa delibera della giunta comunale. Se la rettifica l'abbiamo notificata anche al revisore dei conti, al nuovo revisore dei conti. Se la rettifica non sarà fatta, ovviamente scriveremo al prefetto, scriveremo alla funzione pubblica, quindi seguendo quello che è la linea che abbiamo seguito in questi anni. La cosa che veramente non riusciamo a capire è l'ostinazione dell'ente di non voler porre in essere nessuna delle azioni che servirebbero realmente a ridurre il disavanzo di questo comune. Mancato accesso al fondo di rotazione, per esempio. Questo io ritengo perché si vogliono mantenere sacchi di privilegio a discapito dell'interesse dei cittadini. Un'altra cosa che si bypassa, se è stata bypassata nella relazione del sindaco, è il contratto della finanza privata, l'interest rate swap. Questo contratto privato è stato sottoscritto, come ormai da tutti i lavori sanno, nel 2003 e scade nel 2023. Ho cercato di documentarmi perché visto che comunque non è evidenziato nel piano di riequilibrio, nelle relazioni del revisore 1
2, insomma, ho cercato di capire. Mi pare che questo contratto che noi abbiamo sottoscritto praticamente funziona in questo modo. E prima era con la banca, con la banca Oppi, poi è stata la BIS e adesso era con la banca Intesa. Praticamente i contraenti convengono di scambiarsi flussi di cassa applicando a un comune capitale, detto nozionale, un tasso di interesse fisso, un tasso di interesse fisso e un tasso di interesse variabile. Che come funziona? Una parte A paga il fisso e il tasso è variabile. Una parte B paga il variabile e il tasso è fisso. Quindi si compensano in questo modo. Mi pare che noi siamo la parte che paga il variabile e l'incasso è fisso, fino alla misura massima del 6%. Voi immaginate, se su 4 milioni di euro, che è il capitale nazionale, ogni 6 mesi il comune di Latego fosse costretto, nella peggiore delle ipotesi, fallisce la greggia, succede di vero Dio, a pagare su 4 milioni di euro il 6% in 6 mesi. Sarebbe un danno notevolissimo. Infatti, anche il professore, e questa cifra di interesse che noi già paghiamo sempre per ogni 6 mesi, è accuratamente insieme, non dico occultato, sono per tutto, insieme agli altri interessi che paghiamo, ma non è evidenziato, perché non è l'interesse normale che noi paghiamo sul mutuo in essere che ci è servito per fare una spesa di investimento, è un interesse che deriva da una speculazione finanziaria, che per noi è rischiosa, e il fatto che sia rischiosa lo dice anche il revisore, di nuovo il revisore dei conti. Infatti anche il revisore, a pagina 12 della sua relazione, pur affermando di condividere le previsioni di bassi tassi di interesse per il prossimo impegno, consiglia di procedere all'estensione anticipata del contratto per evitare di incorrere in ulteriori rischi. Dice, guardate, parte l'estensione anticipata, perché qua non si sa come va a finire con questa bella idea che è stata messa in pratica. Nella relazione, tra l'altro, questo proponendo piano di equilibrio, si continua ad affermare, ma non affermano solo nella relazione, quello che ha detto il sindaco finora, che lo squilibrio finanziario in cui versa il comune di Latina è dovuto alla difficoltà di riscossione dei crediti che vantiamo nei confronti della regione, del Ministero della Giustizia e degli altri enti, dell'acquedotto Lugano, eccetera, eccetera. Io intendo evidenziare invece che la scarsa capacità di riscossione è dovuta ad un deficit organizzativo che è imputabile solo alla maggioranza. E il fatto che diciamo che queste spese, a parte che vorrei anche sapere una cosa, cioè se questi soldi che avanziamo, e anticipo un attimo l'argomento successivo, se questi soldi che continuiamo a dire che avanziamo dal Ministero di Grazia e Giustizia, sono quelli, sindaco, io ho bisogno forse di una risposta, sindaco, forse ho bisogno di una risposta. Perché lei dice sempre che noi avanziamo più di 1 milione di euro dal Ministero di Grazia e Giustizia. Questo è un'affermazione prima del riaccertamento o dopo del riaccertamento straordinario, sindaco? Perché? In questo momento è prima del riaccertamento. Ah, prima del riaccertamento. Perché poi avanziamo 1 milione, no? Però con il riaccertamento straordinario dei residui, 700.000 euro li abbiamo cancellati. Perché non li avanziamo? Perché non li avanziamo? Perché il Ministero non c'è. Allora, come funziona il bilancio? Come si forma? Lo spieghiamo, sono i cittadini, lo spieghiamo. Come si crea il disavanzo? Semplice, lo spiego semplice. Sì, il disavanzo si crea così. Noi ordiniamo a Maria di Lascio, che fa impresa, di andare a pulire i pavimenti al Palazzo di Giustizia, no? Nella convinzione che questa spesa ci verrà restituita dal Ministero di Grazia e Giustizia. Quindi noi, comune, incarica Maria di Lascio per 100.000 euro di andare a pulire i pavimenti al Palazzo di Giustizia.
Facciamo la commissione di manutenzione, la commissione di manutenzione approva, presentiamo il credito al Palazzo di Giustizia. Questo cosa comporta? Che noi scriviamo una posta tra i residuativi, soldi che dobbiamo ricevere dal Ministero di Grazia e Giustizia, che ci consente di pagare per il rilascio, cioè chi ha fatto il servizio. Quindi paghiamo sulla scorta di un residuo attivo che dobbiamo ricevere. Andiamo al Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero di Grazia e Giustizia dice no, questi soldi lì bisognava pulirci diversamente, quindi questi soldi non li riconosco. E noi abbiamo un residuo attivo che di fatto è inesistente. La legge sugli accertamento ci obbliga a cancellare i residui inesistenti, cancelliamo il residuo e ci rimane la spesa fatta fuori controllo. Quella spesa è il disavanzo. Quindi se noi abbiamo speso 700.000 euro sul Palazzo di Giustizia dal 2010 al 2014, che non è stato riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, questo è stato un regalo d'impresa a carico dei cittadini. Se non ci danno i soldi li abbiamo spesi, non più i soldi del Ministero di Grazia e Giustizia, ma quelli della Congressi. Abbiamo speso i soldi della Congressi per fare delle cose che probabilmente non erano né urgenti né necessarie, perché questo non l'ha più stabilito il Ministero di Grazia e Giustizia, ma il sindaco, l'amministrazione. Quindi questi presunti crediti che noi diciamo di avanzare servono solo a creare la possibilità di fare spese fuori controllo per mantenere i rapporti con le imprese, per mantenere il ruolo forse anche personale sovrabbondante, per ringraziarsi clientelarmente o a questo o a quello. Arrivo alle conclusioni, sono stata interessante ma lunga. L'adozione di un piano di equilibrio già destinato alla bocciatura, perché non può essere proposto, è un escamotage che questa maggioranza sta mettendo in atto per rimanere in piedi fino alle elezioni o subito dopo. Cioè il sindaco e la sua maggioranza con queste strategie, tecnicismi, pochezze, stanno cercando di tirare avanti, di sopravvivere per arrivare all'elezione e per fare in modo che il dissesto esploda nelle mani della prossima amministrazione, che si ritroverà nelle condizioni del sindaco di Potenza, il quale non sa più dove mettere le mani. Ora, noi a questo tipo di giochetti di potere per il potere ci sopravviviamo. Noi riteniamo preliminarmente che non c'è proprio la possibilità di proporre il piano di riproporre il piano di equilibrio, e questo lo stabilirà la Corte dei Conti e il Ministero dell'Interno. Ma per quanto ci riguarda, riteniamo che il giochetto di spostare in avanti il problema del disavanzo, anziché affrontarlo da uomo, visto che l'avete provocato voi, e quindi sarebbe giusto che vi caricaste anche la responsabilità, noi a questo momento non ci prestiamo, quindi comunque il nostro è un voto contrario. Grazie. Contrario, non di astensione. Signor Sindaco, signor Sagnato, signor Presidente, onorevole Consiglio, dottore, onestamente anch'io, quando avete preso la sedia, speravo che vi collocaste diversamente. Spero, cioè, era una battuta anche per spezzare un po' la tensione. Spezzando la tensione, torniamo all'argomento oggi. Non si può partire da un'analisi che inizia con le 80 pagine della deliberazione della Corte dei Conti. Non si può non iniziare l'intervento dal voto all'unanimità favorevole
dall'inizio di quest'anno, in cui noi tutti abbiamo deciso di impegnare gli uffici comunali ad attenersi a quanto disposto dalla Corte dei Conti. Io, e penso chiunque abbia a cuore le sorti di questa comunità, agito in buona fede. Buona fede che ad oggi è stata totalmente disattesa. E arrivo anche a dire che questa buona fede non c'è neanche all'interno di chi oggi sottopone a questo consiglio il documento del nuovo piano di Emilia. Si continua ad agire politicamente, pubblicamente, con l'obiettivo delle amministrative 2016. A nessuno degli attori politici di questo comune interessa realmente le sorti dei nostri concittadini. Non gli interessa dei costi patiti dai lavori presi in termini di maggiori tariffe, maggiori aliquote, minori servizi, o addirittura di disservizi. Il tecnicismo con il quale oggi è stato predisposto un documento idoneo ad essere sottoposto all'attenzione della Corte dei Conti del Ministero è una cosa che abbiamo già visto. Dei visti, dei pareri, delle certificazioni, le avevo pure quelle che hanno bruciato l'altra volta, non spostato niente. Stupido sarebbe chi vota dietro a un parere che già ricevuto. Si analizzano i documenti e si legano le sorti di questa comunità. Questo è l'agire di un politico che ha a cuore le sorti di questa comunità. È inutile che ci nascondiamo dietro a cifre assurde. Parliamo di crediti e ci nascondiamo i debiti. Ci dimentichiamo le 20 pagine in cui la Corte dei Conti si nomina l'anticipazione di tesoreria del comune e non ce ne nota né da un lato né dall'altro. Dimentichiamo quando la Corte dei Conti ci ha scritto che l'incapacità di quest'ente a sostenere il proprio funzionamento ordinario. Tanto è vero che l'agire politico del centro-sinistra di Lago Negro non si è modificato dal 2013 ad oggi, e che seppure il piano, seppure vi fosse stata buona fede nel primo piano predisposto, oggi dovremmo avere un minore disavanzo. Abbiamo un disavanzo maggiore, sinonimo del fatto che non si agisce in buona fede. Manca la buona fede nell'agire politico di questa maggioranza. Tanto è vero che nulla è migliorato, nessun indice è migliorato, nessun debito è diminuito. Ci nominano sempre le stesse cose. Se anche il comune di Lago Negro offrisse gratuitamente l'asilo nido a tutti i bimbi residenti in quella fascia di età, non si sarebbe potuto creare un disavanzo simile. Il disavanzo si è creato con la cattiva gestione. Il disavanzo si è creato nel momento in cui non ci interessa i costi che pagano i cittadini. Nel momento in cui si tiene affidamento a terze strutture comunali e se ne sostengono i costi. Noi abbiamo dato in affidamento a terzi il parcheggio, però paghiamo la bolletta. Abbiamo dato in affidamento a terzi il cimitero, però paghiamo la bolletta. Questo è il modo in cui alla fine abbiamo creato il disavanzo. Avete creato il disavanzo. È da tre lustri che di volta in volta chi chiede il consenso politico in questa cittadina nomina due cose: il risanamento dell'ente e l'edificazione dell'ospedale unico per tutti. Di volta in volta si crea un documento o si firma un contratto, si fanno gli articoli sui giornali e puntualmente il risanamento non si vede e l'ospedale per tutti nemmeno. È ora di finirla con la campagna elettorale. Si deve agire nell'interesse di questa comunità. La panacea di tutti i mali sarebbe una sola: dovrebbe pagare chi ha negli ultimi 15 anni amministrato questo ente. Questa è la panacea.
interessa solo i cittadini. Che il palazzetto del giudice di pace si vende a 220.000 euro anziché a 300.000, gli 80.000 euro di retta non li vende nessuno dei signori che sono in questo consiglio, li perdono in termini proporzionali i cittadini di Lavoretti. L'idea che si possa alienare questo regno, per fortuna è stata smentita, ma altrimenti io mi chiedo quanti luoghi avremmo costruito per cedere la proprietà del carcere, se quel principio che voi avete dato per buono la volta scorsa sarebbe voi. Avrebbe prodotto frutti. Costruiamo luoghi e cediamo beni, cediamo immobili, cose assurde, cose che non sono fuori dal buonsenso e dalla buona amministrazione. Questo è il senso del documento oggi in approvazione. Non c'è, perché manca la volontà politica di risanare il tecnicismo, il modo in cui detenziamo le quote, il modo in cui il parere che diamo non sposta nulla. Quello che manca è la volontà di alleviare il peso che questo ente esercita sulla testa dei propri cittadini. Allora, fino a quando nessuno qui verrà a dire che proprio alla fine dei 10 anni i cittadini avranno risparmiato un euro, nessuno avrà tenuto al proprio mandato politico. E questo è il motivo perché, al netto di tutti i tecnicismi che poi saranno oggetto di un documento che mi hanno redatto in modo da portare a conoscenza della Corte dei Conti, io vi darò voto contrario. Non esiste nulla. È un documento che vi servirà per fare campagna elettorale nelle more della bocciatura per dire che alla 15ª volta abbiamo risanato il comune di Lavoretti. Quando questo Consiglio deliberò l'utilizzo dei fondi del decreto legge 35, ci dicesse che si chiudeva il debito storico del comune di Lavoretti. Un'ora fa ci avete detto che vi avviamo che quella norma possa essere utilizzata per chiudere il debito storico del comune di Lavoretti. Quando è grande il debito storico del comune di Lavoretti? Qualcuno lo sa e sa che probabilmente il debito storico del comune di Lavoretti non è possibile chiuderlo neanche se il decreto legge 35 fosse riproposto ogni anno per i prossimi 5. Troppo e male è stato speso, e troppo e male è stato speso non nell'interesse dei cittadini. Questo è il dato politico che oggi registriamo, e questo è il dato politico rispetto al quale, a letto del parere di questo di quel professore, nessuno di noi si potrà smarcare. Il voto di oggi è un voto che ci lega politicamente alle sorti di questo evento. Grazie. Altri interventi? Grazie per la parola, signor Presidente. La scena è sempre la stessa, di varie mafie. Io credo, a dire la verità, che il piano di riequilibrio che questa sera ci viene proposto per l'adozione sia tecnicamente migliore di quello che è stato presentato a suo tempo un paio di anni fa e che la Corte ci ha bocciato. Così come pure è vero però che il filo conduttore del piano per 2/3 sia simile, nel senso che i criteri adottati per raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio sono quelli, da un lato, il pensionamento dei dipendenti, l'evoluzione, anche quella naturale, così come la
riduzione dei mutui per le aziende di quelli che hanno una scadenza naturale. La novità è rappresentata dal fatto che si mette in piedi un piano di alienazione che mira, come giustamente devo dire, che dico, come giustamente ha fatto rilevare la consigliera di Lascio, che serve per andare a compensare quell'altro milione di debito che è venuto fuori nel rendiconto del 2014. Io ho sempre, è da tempo ormai che lo dico, insomma, ho sempre cercato di invogliare questa maggioranza ad aderire al fondo di rotazione. Fondo di rotazione che le cui modalità di accesso aveva approfondito a suo tempo e che aveva lasciato un ricordo non timoroso. E questo perché? Perché in fondo alcuni obblighi che l'accesso al fondo di rotazione impegna l'ente a rispettare, in parte diciamo che sono già attuati dall'amministrazione, perché se da un lato l'accesso al fondo di rotazione ci dice di mantenere al massimo le aliquote, le tariffe, insomma, dei tributi, allora abbiamo scelto, io scelto insieme agli altri, ho votato queste cose, allora le aliquote sono già al massimo. Un altro timore che così girava tra le stanze, non solo tra le stanze, questo voglio dire una cosa che l'ho sentito anche da qualcuno della minoranza e credo che se l'ha detto a me, l'ha detto anche Giro, era quello che l'adesione al fondo di rotazione avrebbe comportato una riduzione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti del Comune di Roma. Ieri sera di maggioranza, in una riunione di maggioranza, questo particolare lo abbiamo approfondito e credo di aver dimostrato che i dipendenti del Comune di Roma non avrebbero avuto nessuna riduzione, perché non c'è nessun obbligo nella legge nel momento in cui si sarebbe aderito al fondo di rotazione, nessuna riduzione del loro stipendio e né ci sarebbe stato alcun obbligo, cioè non quindi, legittimamente, cioè non so, diciamo, ma di andare ad azzerare o andare a rivedere le posizioni organizzative. Per cui da questo punto di vista, se qualcuno mi si gira questa voce, la messa in giro probabilmente perché non aveva approfondito l'argomento, perché mi rendo conto che c'è un argomento difficile, molte volte c'è un richiamo di legge in legge, di legge in legge, ed è complicato anche risalire alla norma che poi, diciamo, deve essere applicata. Ma l'accesso al fondo di rotazione, qual era secondo me l'obiettivo, lo stimolo che lo Stato chiede agli enti che bussano a moneta? Ed è quello, secondo me, delle garanzie. Cioè lo Stato è come la banca, solo che la banca chiede degli interessi, lo Stato invece, in merito al fondo di rotazione, avrebbe visto delle garanzie diverse. Io ho fatto un ragionamento semplice.
perché lo ha fatto anche in qualche modo al della dieta anche io. L'ho fatto, quindi compartecipo sicuramente, voglio dire, alle difficoltà dell'ente, però avrà fatto, voglio dire, dei debiti, perché c'è qualche cosa che nell'amministrazione va rivista e pone degli obblighi, avrebbe posto degli obblighi. Quali sono questi obblighi? Questo è, voglio dire, forse il dato importante. Allora, gli obblighi sono rappresentati dal fatto che avremmo dovuto ridurre del 10%, del 10% in 3 anni, quindi nei primi 3 anni, avremmo dovuto ridurre del 10% le spese di un capitolo particolare. Questo capitolo è un capitolo per prestazioni di servizi, dice il capitolo, ma peccato che è andata via Marcella, perché potrei dire delle inesattezze. E magari sarebbe una cosa, e magari mi potrebbe correggere. Allora, che cosa dice questo capitolo? Prestazione dei servizi. La somma che abbiamo speso nel 2014 sotto la voce prestazione di servizi ammonta a circa 2.500.000 euro. Ciò che significa la riduzione del 10% di questa somma in 3 anni avrebbe significato circa la riduzione di 83.000 euro di somma, quindi di euro, per queste prestazioni di servizi. Allora, detta così, allora, io credo che, anzi, già anche detta così, non dovrebbe spaventarsi. Ma l'obiettivo qual è? Dello Stato. Cioè, per ridurre di questi 80.000 euro la cifra che spendi per prestazione di servizi, significa, cara amministrazione, che ti obbligo, ecco la garanzia, ti obbligo ad andare a rivedere i servizi, cioè in che modo li offre ai cittadini, il costo di questi servizi che offre ai cittadini. Possono essere questi servizi offerti in un modo diverso? Faccio un esempio. L'affidamento di un servizio può essere, allora, continuato ad essere, appunto, gestito nello stesso modo. E quando si affida un servizio, significa, allora, che allora l'affidatario allora l'affidamento di quel servizio può essere fatto solo in quel modo, oppure per quel servizio può essere affidato in un modo diverso. Cioè, esiste l'alternativa, esiste la concessione. Faccio un esempio concreto. Allora, Casa delle Cose è un affidamento di servizi, la Casa delle Cose è un affidamento di servizi. Oggi come funziona, ma così anche la SIPA e così tanti altri servizi. Oggi come funziona? Se fa l'appalto, vince qualcuno questo appalto, l'utente paga al comune e il comune, indipendentemente, diciamo così, salvo specificazione particolare nell'ambito del contratto, indipendentemente dal comune, paga la quota dell'appalto ai vincitori della gara. Se invece dell'appalto di servizio fosse fatta una concessione di servizio, quale sarebbe la differenza? La differenza sarebbe che il cittadino non paga più, diciamo, all'ente, ma il cittadino che paga direttamente a chi
gestisce quel servizio. E chi gestisce quel servizio, io credo che secondo me, ha un interesse maggiore. Ha un interesse maggiore all'accoglienza, alla prestazione del servizio, alla qualità, e così via. No. Questo è, secondo me, l'obiettivo principale che il legislatore poneva all'amministratore. E cioè, a fronte del fatto che io ti do questi soldi sui quali, secondo me, non ti chiedo neanche gli interessi, ti chiedo però, vai a rivedere i servizi che offre al cittadino. E su questi servizi che offre al cittadino ti chiedo un minimo, dimostrami che nell'arco di 3 anni riduci la spesa del 10%. E se ci riesci a fare questo, è un po' come il pensionamento dei dipendenti. Cioè, quel famoso 10% che tu hai risparmiato nei primi 3 anni, ma io credo che tu lo continuerai a mantenere negli anni futuri. La legge non lo dice, ma tu lo continui a mantenere negli anni futuri. Che tradotto, cioè moltiplicato poi per gli anni successivi, allora significa che quelle 250.000 euro in 3 anni, in 10 anni, diventerebbero 800.000 euro. Questo è il risparmio vero. Questo è il modo per mettere mano al debito dell'amministrazione, quello di andare quindi a rivedere i servizi in modo tale da ridurre le spese. Ma 3 servizi, io le dico, non ve lo voglio fare, perché è l'uno. Per quello che è l'uno, cioè nell'elenco dei servizi viene anche quello che diceva prima, la disputa. Sono quelle 4, cosa 700.000 euro. Nella, voglio dire, nella legge delle prestazioni del servizio c'è proprio gli uffici giudiziari. E noi spendiamo per prestazione di servizio agli uffici giudiziari 250.000 euro all'anno. E io perché non ti conosco bene, voglio dire, ma mi dico, sarebbe bello aprire una discussione. E qua cioè, sono tutti indispensabili questi servizi che noi, voglio dire, diamo all'amministrazione di giustizia. Prima cosa. Seconda cosa, glieli dobbiamo dare per forza. Terza cosa, li possiamo anche vedere nell'entità e nella spesa? Cioè, questo era, a mio modesto parere, il modo, allora, di andare a ragionare sul piano di riequilibrio. Questa era la motivazione vera per cui bisognava aderire al fondo di relazione, da un lato. Dall'altro lato, la differenza tra un fondo di relazione e quello che farà il governo con il decreto legge 78 di quest'anno. Qual è? Il fondo di relazione. Allora, diciamo che comunque ti consente di ragionare su dati certi, o che avrebbe consentito di ragionare su dati certi, perché avremmo avuto una risposta dal Ministero in tempi brevi. Cioè, la roba va dare l'IS, ci avrebbe detto, ci guarda, vi do INPS, ma avete visto i UPS, vi do INPS. Questo è quello che vi do. A che cosa sarebbero serviti quei soldi? Sarebbero serviti a ridurre il debito di funzionamento. Cioè, sarebbero serviti per pagare, non ci avremmo pagato, secondo me, avremmo pagato i creditori. C'è qualcuno, vedete, che quei soldi li avrebbe ricevuti. E questo dice sempre per dei conti, perché quando ci ha bocciato il piano, un'altra cosa, un'altra considerazione che ha fatto la Corte dei Conti, dice guardate, il fatto che non avete aderito al fondo di relazione rappresenta un grave vulnus. Perché? Perché il fondo di relazione avrebbe consentito 2 cose. Di ridurre il debito di funzionamento, 2, di ridurre il ricorso praticamente all'indebitamento presso la banca, che sono 2 criticità che i comuni si portano appresso forse da decenni. E questo perché? Perché
le difficoltà che tenete comune della Lombardia ce l'hanno anche anche altri comuni, ma ce l'hanno una difficoltà che è quella della capacità lenta di riscuotere, i tributi, non solo i tributi. Per cui fondamentalmente diciamo che l'aspetto è quello, l'aspetto fondamentale. Un altro aspetto, è arrivato il momento quello di dirci, no? Anche queste cose, ma c'era la possibilità nel piano di riequilibrio di proporre la riduzione del costo della politica? Certo. Di quale? Ma si sarebbe visto? È una cosa della quale si potrebbe discutere. Non era vietato pensare di fare, voglio dire, una cosa del genere. Io mi sono convinto che la maggior parte di voi sarebbe stata disponibile a dire sì, perché no? Io sono d'accordo a fare una cosa del genere. Probabilmente però ci voleva qualcuno che lo poneva, che vi diceva, oh, vogliamo percorrere anche quest'altra strada? Che no, non sono la, cioè, in più di qualche occasione avete dimostrato buona volontà in direzione del genere. Ma queste cose, questa, che cosa sarebbero servite? Io dico che sarebbero servite a convincere chi dovrà ad andare ad analizzare quel piano, perché avremmo, come dire, fatto un salto di qualità rispetto a quello che abbiamo presentato l'altra volta. E io ci tengo, come dire, al fatto che, e incrocio pure io le dita, ci tengo che questo piano venga approvato così com'è, voglio dire, così ci tengo che venga approvato. E dico che per le cose che ho detto si sarebbe voluto meglio e si doveva dare meglio. E io non sono contento della proposta che avete fatto stasera. Vi ringrazio. Il mio voto di astensione non è espressione di disinteresse per questo importante atto amministrativo, ma significa soltanto che non tutti i contenuti del piano mi convincono pienamente. Presidente, una replica. Prego. Grazie Presidente per avermi concesso la parola. La chiedo per tecnicismo, perché non ho detto una cosa, che, visto che mi preme poi invece ci sia nella delibera, volevo soltanto dire che dal punto di vista tecnico il piano di riequilibrio presenta un altro errore, perché dà per costanti le entrate, giusto? Nel corso di 10 anni dà per costanti le entrate, dimenticando che dal settembre di quest'anno non avremo più le spese del tribunale e quindi non ci saranno i rimborsi. Sì, ma perché questo non viene evidenziato? Perché questa è una cosa certa. Quindi è un tecnicismo. No, è un tecnicismo, infatti l'ho premesso, non è niente di che. Però è non è bocciato, quindi non ci sono preso questo. No, non era la mia contentezza, mi dispiace, ma non ci sono le condizioni per poterlo proporre, per questo io sono convinta di quello che dico. Grazie. Altri interventi? Grazie Presidente. Gli spunti di riflessione sono notevoli e penso che insomma debbano essere in qualche modo ripresi e declinati tutti, in quanto rappresentano comunque punti importanti che possono anche far modificare la dichiarazione di voto che già è stata espressa
prima di questo mio intervento, e anche perché insomma già dalla, da quella pregiudiziale del gruppo di opposizione nel compatto sembra quasi che l'ex capogruppo insomma si stia isolando. Mi veniva prima da sorridere anche il riferimento ai futuri rapporti insomma politici, pertanto mi rendo conto che siamo in campagna elettorale, sì. Quindi ogni vostro dire, ogni vostra azione, ogni vostro diciamo agire anche in questa assisi poi in qualche modo è anche frutto di una di un pensiero che va anche all'avvicinamento politico ed è cosa naturale, cosa giusta, però che ciò avvenga nel gruppo di maggioranza ma che avviene pure nel gruppo di opposizione, però i nascovi o coloro che chi prende, chi lascia, chi arriva, chi parte, insomma, sono attività che raddoppia. Dico, secondo me, io la riflessione la facevo su di te, anche perché insomma, alle tempi si acquista, perché, insomma, siamo in continua evoluzione, però questo è a discapito della dottoressa di Lascia, che poi il rischio di restare isolata, o un tabacco, un altro forse può essere in partenza, verifica le bene queste cose, raccomando, e se no l'alleanza la facciamo insieme. Diamo uno scoop alle Basilicate, no? Pensiamo all'alleanza, no? Anche perché il sottoscritto ne ha vissute tante vicende politiche dal 97, pertanto insomma gli afflati così possono anche comporre. Ecco, è piacevole questa mia parte, insomma, anche per entrare meglio e in modo più sereno nell'argomento che trattiamo questa sera. La dottoressa di Lascio con una pregiudiziale, sostenendo che non possiamo accedere al piano di equilibrio finanziario perché la norma articolo 1,546 della legge finanziaria recita cose diverse da quelle che stiamo attuando. La dottoressa di Lascio il 26 febbraio 2015 con la delibera numero 4 all'unanimità, quindi interamente, questo Consiglio Comunale vota di impegnare gli uffici comunali, quindi visto anche l'articolo visto l'articolo 547 dell'articolo 1 della legge 23/12/2014 numero 190, delibera all'unanimità di impegnare gli uffici comunali competenti, secondo quanto previsto dalla normativa, a predisporre un nuovo piano di riequilibrio finanziario, recependo le indicazioni e raccomandazioni date dalla Corte dei Conti nella delibera numero 4. Ciò lo dico in qualche modo per revisionare o rivisitare quel voto, anzi, espresso. E nello stesso tempo richiamare pure a un senso di responsabilità gli attori di questa seduta, in quanto noi stiamo procedendo di passo in passo cercando di raggiungere l'obiettivo che in qualche modo ci viene delineato dalla normativa vigente. Subito aggiungo a questo nostro, a questa nostra manifestazione di volontà un altro elemento sul quale chiamerei anche una riflessione, perché insomma mi rendo conto che l'esperienza politica, leggere, seguire un filo conduttore nell'amministrazione di un ente e nello stesso tempo avere anche chiaramente ben definiti quelli che sono i diversi passaggi è importante. Cioè oggi dire che non sia migliorativo questo piano rispetto al precedente è errato, è sbagliato, non è da persone responsabili che, a me piace sempre ribadirlo, vogliono bene a questa comunità. Perché dico questo? Il piano di equilibrio finanziario
adottato con la delibera dell'ottobre 2013, va bene? Sì. Ottobre 2013, riferito al disavanzo di amministrazione registrato al 31-12-2012, ci siamo? Era un piano che per le prime annualità, così come riportato nel diniego da parte della Corte dei Conti, non prevedeva un esborso a titolo di ripiano, quindi un pagamento a titolo di ripiano da parte di questo ente, in quanto l'anno 2013 aveva una previsione pari a zero, e l'anno 2014 aveva una previsione di quota per il ripiano pari a 7.273 euro, il 2015 una previsione pari a 9.139 euro, il 2016 una previsione pari a 196.000 euro. Quindi quel grave vulnus di cui riferiva il consigliere Pasquale Michidiri è anche ripercorribile al fatto di non aver accesso, di non aver avuto accesso o non aver manifestato la volontà di accedere illo tempore al fondo di rotazione, era dettato da questa impossibilità che giustamente la Corte dei Conti ci rilevava. Oggi, invece, le condizioni dell'amministrazione sono nettamente diverse e modificate rispetto a quell'epoca, epoca in cui non registravamo disavanzi di amministrazione, cari consiglieri, determinato da una scelta politica che questa maggioranza ha deciso di fare rispetto alla geografia, perché posso sembrare a voi ripetitivo, ma questa mia ripetizione è legata agli atti, è legata agli atti che noi abbiamo vissuto e abbiamo posto in essere in questo comune. Era dovuto al fatto che avevamo in bilancio una partita, un importo derivante dalla vendita dell'ex municipio pari a 1.300.000 euro che non abbiamo portato a termine perché la scelta di programmazione di questa amministrazione ha fatto revocare, ci ha portato a revocare quella delibera e a mettere a disposizione quell'edificio del Ministero di Grazia e Giustizia. Nel momento in cui abbiamo fatto questa operazione siamo stati richiamati dalla Corte dei Conti, consentito però anche onestamente, e perché ormai insomma dobbiamo fare verità così come sui numeri anche nella nostra correttezza personale, tutto ciò in qualche modo è stato anche sollecitato, Pasquale, da chi svolgendo benissimo, non bene, il ruolo di opposizione ha punzecchiato un po' a destra la sottosegretaria Cisolini, giustamente mi deve dare contezza di questo lì. Per questo sono quando vedo i consiglieri che si astengono o fanno dichiarazioni di voto contrario, gradirei che ci fosse, seppur con affatto, perché siamo in salita, ma un passo diverso, perché non possiamo noi non essere memoria storica e quindi raccontare gli antefatti per poi raggiungere alle condizioni e alle circostanze attuali. Pertanto dico, quindi, quel piano presentava delle criticità che giustamente l'onorevole Corte ha messo in evidenza, che oggi sono sanate, perché partiamo dal 2015, cari consiglieri, con un fondo, di una quota di ripiano del piano comunale pari a 259.705 euro, che gli uffici
decidere non il sindaco, perché sarebbe facile che il sindaco, se no oggi stanotte, ha pensato, ha immaginato di fare giocare la partita e vinci, domani immagina di vincerlo e riferisce all'ufficio di contabilità: ti offro un omaggio di tante, di un milione di euro. No, gli uffici finanziari hanno determinato, in base a documenti presenti in questo comune, che al 2015 noi già versiamo 259 mila euro, che a fronte del primo anno del piano bocciato è un numero totalizzante, zero nel 2013, 259 nel primo anno di riequilibrio. Così poi a seguire, nel 2016 175 mila euro, nel 2017 224, nel 2018 235 mila, fino ad avere, a chiusura di questo piano di riequilibrio finanziario, una somma positiva per il comune, quindi una somma in più al termine del ripiano, pari a 239.641 euro e 27 centesimi. Non lo so, sono dati numerici che a me fanno riflettere. Poi potete dire tutto, raccontarlo da come volete, che responsabilità, sezioni amministrative. Io vi dico i fatti, le circostanze, i numeri, le certificazioni attestate da parte degli uffici. A questo poi aggiungiamo che la pianta organica, noi non eravamo obbligati a determinare la pianta organica secondo quel parametro che è stato richiamato dalla dottoressa Di Lasci, perché quella norma si applica solo per... Avete richiamato con l'utilità, se voi decidete di attenere la norma la dovete rispettare, no, è male, perché sennò troppe regole, no, dottore, invece questa no. Poi avete parlato, avete sollevato dei punti, sì, dei punti che che abbiamo indicato nella delibera di giunta che ha rivisitato la pianta organica, è un parametro che è riferito ai beni in dissesto, tale non è il comune di Lamezia, è il segretario per una forma di zelo, ha avuto un parametro che a fare non era tenuto. Pertanto il fatto di aver superato, di aver aumentato o diminuito di una unità, non rileva ai fini della capacità e della veridicità, della legittimità del piano che questa sera portiamo in approvazione. Pertanto abbiamo dato un elenco importante, che è quello che nell'arco dei 10 anni 18 unità andranno in pensione. Non possiamo lasciare l'ente sguarnito di una dotazione organica che ritengo deve essere forse anche superiore a quella che abbiamo indicato nella pianta organica, però ne dobbiamo effettuare, dare previsione nella nostra dotazione organica. Premesso che, per quanto concerne il fondo di rotazione, nel piano di riequilibrio che vi è stato trasmesso, o io direttamente via email ai consigli di maggioranza, ma fotocopiato o preso su pennetta dai consigli di opposizione, vi è un errore che ha commesso la ragioniera nel digitare il piano, ossia il fondo di rotazione non si restituisce in 5 anni così come è scritto nella vostra voce, ma in 10 anni così come agli atti di questa presidenza. Ciò anche però, lo ribadisco rispetto a quello che dicevo già in apertura della mia relazione, noi adottiamo o comunque accediamo
ad una possibilità che ci viene offerta, perché dico, diciamo, è un'attività importante che appunto svolge il governo nazionale, che è il decreto 78, che ci consente, secondo parametri, ripeto, che abbiamo anche verificato, di avere quasi, seppur non proprio lo stesso importo, che ci poteva essere dato dal fondo di rotazione. E quindi se il fondo di rotazione da 300 euro ad abitante poteva scendere forse a 180, 170, 160 euro ad abitante, secondo quelle che sono le ultime indicazioni, il decreto 78, che in qualche modo rivisita il decreto legge 35, ci offre la possibilità di accedere a questo nuovo fondo pari a 650 milioni di euro, che ci consente di avere liquidità di cassa e di poter ottemperare il pagamento dei nostri fornitori al 31/12/2014. Tutto ciò, lo ribadisco, ed è importante che venga da questo Consiglio, diciamo, recepito, non appare nel piano. C'è un di più che domani mattina noi andremo a concedere, ad offrire anche noi, nostra, a sua volta, alla Corte dei Conti e alla Commissione Ministeriale. Questo dato del decreto legge 78 del 19 giugno 2015, quello che potevate dire stasera nei vostri interventi, è che il sindaco di Mineiro è fortunato. Forse, insomma, l'avrei potuto pure accettare. È fortunato perché interviene un decreto legge il 19 giugno che mi consente di offrire alla Corte, al Ministero, e questo piano qui, somme in più rispetto a quelle che abbiamo indicato. A ciò consentitemi anche di aggiungere, perché insomma vedo che ve ne state attestando la paternità, ma io alcuni mesi fa leggo su una testata di giornale regionale, di natura regionale, che vi era una PDL, non Popolo della Libertà, una proposta di legge che era in discussione al Consiglio regionale, proposta mi sembra da alcuni consiglieri di opposizione, che valutavano o offrivano all'assise regionale di valutare la possibilità di costituire un fondo a favore di Potenza e Matera. Leggo questo articolo, mi leggo in Consiglio regionale, nell'edificio del Consiglio regionale, verifico la presenza dei consiglieri, ci viene dato accesso al terminale del consigliere Nicola Benedetto, al quale chiedo di poter offrire un emendamento a quella proposta di legge che sarebbe andata poi successivamente in commissione e in consiglio. Scrivo materialmente, lo dico, c'è la telecamera, quindi i ragazzi che sono in quel gruppo consigliare potranno poi dirvi se è sì o è no quello che vi sto riferendo. Scrivo materialmente l'emendamento e quindi do indicazioni puntuali al consigliere Benedetto di quello che poteva inserire in quel testo di legge. Quel testo di legge, di grazia, è in discussione nel Consiglio regionale. Mi sembra di capire che ieri la maggioranza del Consiglio regionale abbia pensato, no, stia pensando positivamente, stia riflettendo positivamente. Spero che ciò avvenga, sta pensando positivamente di finanziare il Potenza, di finanziare con, diciamo, la supervisione, con la lungimiranza del governatore Pittella, di finanziare Potenza, Matera e necessariamente la Potenza. Perché potete denigrarmi quanto volete, ma la Potenza con l'amministrazione mi dite. L'amministrazione mi dice 15 anni, 10 anni, non lo so, però gli uffici decentrati della regione Basilicata, ex caserma forestale, gli uffici
uffici previdenziali inseriti con qualche lavoratore dell'INAIL, sono stato al direttore generale Lucibello a Roma, all'Eur, per sottoscrivere un protocollo per il mantenimento. Oggi ci sono spazi. Gli uffici amministrativi dell'ASP, a Piano dei Ricchi, un punto fermo, qualcuno ogni tanto sempre sono andati per relazione che vogliono portare un partenza, ma c'è un anno in cui abbiamo acquistato gli uffici che abbiamo mantenuto. L'ospedale all'Avneo mantenuto, una battaglia del 96, pure io l'ho condotta. C'ero pure, c'ero già io. Sì, ma ci costa 4 milioni. Le denigrazioni poi le può fare dopo, le può fare dopo. Poi ancora il completamento di Palazzo Corrado, l'apertura del parcheggio multipiano, questo edificio, di una visione lungimirante del sottoscritto e dei miei collaboratori, di coloro i quali mi hanno supportato, che ci ha concesso di avere libero l'ex municipio, messo a disposizione gratuitamente del Ministero, al Ministero della Giustizia, per l'accoglimento e l'ospitalità data alla procura della Repubblica. Tutte le scuole di Lago Negro, forse l'unico comune in Basilicata che ha gli istituti delle scuole dell'obbligo sismicamente a norma, le denigrazioni dell'opposizione. Mettiamo le presidenze. Poi la scopo, ormai mi piace, rendi contatto, a me piace. Ma vi ricordate com'è la storia? Com'è adesso? Questa amministrazione. Piazza dell'Istituto Normativo di Viole Rosse. Com'era la scuola? Com'è adesso? Ancora, lì l'asilo nido di via Dragonà, dal 1980, ancora facciamo pace. 1980, ancora facciamo pace. Questa amministrazione ha realizzato un'opera nuova, moderna, riscaldamento a pavimento. Cose. 4 milioni. Cose belle. Il debito del Comune di Lavoro. Da dove proviene? Da dove proviene? Filtrate, fatto già da fine anno 80, 890.000 euro pagati da questa amministrazione. Usi civici, Felizia Franchino, 800.000 euro, 200.000 euro, ma non mi ricordo neanche, da questa amministrazione, voglio andare avanti, il contenzioso che teniamo, non me ne faccio parlare la possibilità di lasciare, anche che devo dobbiamo fare all'altro, e devo iniziare anche ad ammorbidire nel suo confronto, devo iniziare anche ad essere più buono, però non parliamo di contenzioso. E non parliamo, e delle spese legali. Insomma, ci sono attività che hanno svolto in modo eclatante e importante per questa nostra comunità. Per non parlare poi dei rapporti che abbiamo avuto, forieri di successo nella nostra comunità con le società, consorzi nazionali e internazionali che hanno svolto le lavorazioni per la viabilità che hanno interessato il nostro territorio. Una rotatoria che ancora, nonostante sono qua anneliti le pietre ancora portano le persone a fare fuoco alla rotatoria. Diciamo che punti importanti. Veniva da voi altri, anche fatto riferimento al Ministero di Grazia e Giustizia, alle spese del Ministero di Grazia e Giustizia, sentivo cose, insomma, frutto della non esperienza politica e amministrativa, sempre. Che possiamo ridurre i dipendenti al Palazzo di Giustizia delle Pulizie. Ma non lo so se è un esempio, io l'ho presa come forse la squadra.